senatori, uno di maggioranza e uno di minoranza. Angela Simona, Pedrello Orsolino. Con 4
dato corso alla convalida della elezione del sindaco e dei consiglieri eletti a seguito delle votazioni del 31 maggio 2015. Visto l'articolo 125 del decreto legislativo 188/2000 numero 267, per effetto del quale, contestualmente all'affissione all'albo, le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai propri gruppi consigliari, ritenuto che, assurgendo al rilievo istituzionale la figura del capogruppo consigliare, sia opportuno e necessario che i gruppi effettuino ufficialmente la loro designazione. Visto in proposito l'articolo numero 18 dello Statuto che prescrive la costituzione dei gruppi e la designazione dei rispettivi capogruppi, ritenuto che per l'adempimento di cui sopra sia opportuno che il capogruppo designato eleggano un preciso domicilio presso il quale avere la comunicazione delle deliberazioni, domicilio che, ai sensi dell'articolo 15.4 dello Statuto Comunale, coincide con la residenza anagrafica, salvo diverso luogo espressamente indicato dagli stessi al momento della nomina. Acquisiti i pareri di cui al decreto legislativo 267/2000, prende atto. Chiedo alla maggioranza di disindicare il capogruppo e alla minoranza di fare la medesima cosa. Per la maggioranza è Marcello Aio, per la minoranza due gruppi, Federico Conte e Federica. Chiaramente che tiene dei tempi, cioè partiamo da oggi
partiremo con qualche delibera di coordinamento tra i vari comuni. Successivamente allargheremo questa cosa alla provincia, al consorzio di bacino del Basso Volturno, all'autorità di bacino per quanto riguarda il dissesto idrogeologico e poi successivamente vogliamo arrivare alla realizzazione di un protocollo d'intesa con la Regione Campania. Successivamente a questo protocollo d'intesa noi vogliamo valorizzare soprattutto la parte naturalistica di questo territorio, ma al tempo stesso poi essere portatore di sviluppo in questa zona, che è una zona molto estesa, tutta la piana del Volturno. Chiaramente noi abbiamo bisogno di molta collaborazione, abbiamo bisogno per realizzare questa cosa del supporto tecnico di persone esperte, ma noi sicuramente in questi 5 anni ci lavoreremo e porteremo avanti questo primo progetto. La seconda parte è quella che riguarda la filiera bufalina, riguarda soprattutto l'agrozootecnia, e questa è una delle risorse maggiori che abbiamo in questo comune, come in tutta questa nostra area. Sicuramente sarà un impegno importante che porteremo avanti come amministrazione, con delega anche all'agricoltura, qualche assessore qui presente in aula, e che già da adesso posso dire che noi ci siamo attivati per fare in modo che la festa della mozzarella venga fatta in simbiosi e in sinergia col comune di Cancello Arnone. Cioè vogliamo in questo momento cominciare a integrarci con gli altri comuni, a integrarci nel territorio e fare in modo che soprattutto i produttori di mozzarella in questo momento abbiano pure loro un momento di visibilità e soprattutto un momento in cui numerose persone che vengono da fuori possono capire che anche a Brezzanese si produce la mozzarella, non solo a Cancello Arnone. E io ringrazio veramente il sindaco di Cancello Arnone che ci ha dato questa opportunità e col quale noi stiamo già collaborando su questo progetto, e faremo in modo che alcune manifestazioni di questa festa della mozzarella che si terrà ad agosto si svolga anche nel nostro territorio comunale. Sarà una parte molto importante, ma che comunque insieme, in sinergia con allevatori e produttori, cercheremo di portare avanti nel migliore dei modi. Il terzo punto che noi abbiamo messo nel programma e che è qualcosa che sta nel nostro territorio da più di 50 anni è l'aeroporto militare. Io già sono stato in aeroporto e ho avuto un incontro col comandante dell'aeroporto di Grazianese. Abbiamo già intrapreso un percorso insieme, abbiamo già intrapreso un percorso istituzionale che nei tempi successivi verrà siglato, verrà protocollato e soprattutto sarà un momento particolare, perché noi dobbiamo fare in modo che questo aeroporto non sia solamente una zona chiusa, una zona ristretta, ma dove gli allievi, dove chi vive in questo aeroporto e soprattutto con la presenza della NATO in questo momento abbia un momento di integrazione sociale, un momento di integrazione economico, un momento di sviluppo per il nostro paese. Grazie. Quello di capo di Centro Civico, voglio fare una chiarimento, una dichiarazione di due richieste. Signor Presidente, lei ha parlato di voto libero, qui anche a nome dei nostri 1181 elettori, pur confermando che le elezioni sono svolte nell'ambito della legalità e del rispetto delle norme. Pensiamo che grazie a questo voto libero, come le intendiamo noi, è un voto asservito solo al bene comune, rimane un auspicio che ancora deve ancora fare molta strada. Sul secondo punto è una richiesta, perché lei ha accennato alle identità e alla rinuncia di dire da tutta una parte della maggioranza. Noi come Centro Civico rinunciamo a qualsiasi tipo di imposto centrale da questo momento per tutta la durata dell'amministrazione. Ci farebbe anche piacere, visto che lei ha accennato nel discorso introduttivo, sapete già in questo momento chi rinuncia e per quanto tempo si è presente. Il terzo punto, chiediamo che il Consiglio Comunale sia fatto di sera. Oggi l'aula è piena, questo ha comportato una grossa difficoltà per molti cittadini,
presenti anche quello streaming, in modo che gli ammalati, le persone che non possono essere presenti, possono partecipare. Se devo fare delle modifiche al regolamento consiliare, vediamo di farle perché sono punti importanti che permettono a questo famoso voto libero di crescere. Grazie. Fasce orarie magari più consone che possano favorire una partecipazione più alta rispetto a quella che stiamo. Ci stiamo facendo portavoce dei cittadini che ci hanno chiesto di farci da tramite per questa cosa. E ci associamo anche alla richiesta, magari con la modifica dello statuto per l'eventuale connessione via streaming del consiglio comunale. Io volevo farvi gli auguri a tutta l'amministrazione, anche se nei giorni precedenti ho provveduto autonomamente a farla. Auguri affinché congiuntamente possiamo operare per il bene del nostro Paese, nel massimo della correttezza e soprattutto di essere quanto più possibile proficui. Io sono un consigliere comunale giovane, sia dal punto di vista anagrafico che dal punto di vista politico e amministrativo, e quindi sento il dovere oggi di auspicare per me stessa, ma anche per le colleghe sedute in maggioranza, un discorso di crescita e di partecipazione democratica, sia in termini sociali che in termini amministrativi. Anche per fungere da buon esempio ai tanti giovani che ci guardano dall'esterno e che magari pensano di avvicinarsi come noi al mondo della politica. Per quanto riguarda la nostra linea propositiva, tenevamo a precisare che sicuramente saremo severi, saremo flessibili nel vigilare, nel verificare l'operato di chi amministra, ma al tempo stesso vogliamo anche farvi presente che il nostro sarà un approccio costruttivo, propositivo, collaborativo, laddove l'unico interesse dovesse risultare il bene della comunità e quindi dei nostri concittadini. Concludo dicendo che sicuramente siamo la minoranza, ma insieme anche al senso civico rappresentiamo una bella fetta della popolazione e quindi ci preme creare condizioni di dialogo, di ascolto, evitare quanto più possibile atteggiamenti aprioristici e personalistici che non gioverebbero a noi stessi e, come ben sapete, non gioverebbero nemmeno alla nostra comunità che al momento chiede ed ha bisogno di equilibrio e di serenità. Grazie. Grazie.
il sindaco per il decreto, per la carica. Ringrazio gli amici per la designazione di capogruppo, anche se in futuro poi cederò il passo piano piano, perché anche i nuovi hanno bisogno di fare un po' di esperienza. Io mi voglio complimentare con Orsolina Petrella, perché mi stupisce sempre nei suoi interventi. E vedete, a me fa piacere che non ci fate regali, perché noi i regali non li vogliamo. I regali già l'abbiamo avuto dalla popolazione e stiamo qua sicuramente a lavorare seri e a fare cose per la comunità. Ci fa piacere che ci controllate, perché è così, ma regali no, non li vogliamo. Mi auguro che ci sarà, diciamo, da intendere, ci sarà collaborazione alla problematica di questo paese, che sono tanti. Se la risolviamo insieme mi fa piacere, però noi stiamo qua per andare avanti. Il consiglio comunale di stamattina, lo voglio dire, è stato fatto a questo orario perché di venerdì i dipendenti comunali, segretaria comunale, di sera stavamo un pochettino in difficoltà, ma si sono fatti sempre di pomeriggio e di sera, quindi ci si organizzerà in futuro anche per farlo di pomeriggio, dove diamo la possibilità a tutta la popolazione di partecipare. Poi per la restante parte, man mano che andiamo avanti, faremo conoscere, caro collega Enrico Petrella, tutte le nostre intenzioni. Oggi non stavano nell'ordine del giorno, determinate cose, man mano che metteremo insieme risponderemo e ci assumeremo la responsabilità. E il primo consiglio comunale diamo una parvenza di festeggiamento di gioia del paese, e che questo sarà un bel inizio. Grazie. C'era quella scarsa partecipazione alla vita politica, amministrativa,
che invece di effettuarsi in consiglio comunale veniva effettuato nelle piazze, e poi si diceva questo dice, quello ha detto, quello ho sentito dire. Io in questo momento ritengo opportuno rivolgere un appello a tutti voi che siete qui presenti in questo momento. La partecipazione del consiglio è importante ed è nel consiglio comunale che si vede la vita amministrativa del paese, per cui faccio un invito per i prossimi consigli ad essere presenti, a partecipare. E voglio fare un'ulteriore considerazione. In questa campagna elettorale noi abbiamo fatto una competizione a 5 liste. Il popolo si è diviso. Il sindaco non rappresenta dalle elezioni tutta la popolazione, ma appena eletto il sindaco è il sindaco di tutta la cittadinanza. Adesso è il momento di amministrare e quando si amministra per tutta la cittadinanza. Bravo. Ci sono ancora delle ulteriori componenti che hanno partecipato a questa campagna elettorale che non hanno avuto il seggio in questo momento a essere rappresentati in consiglio. Anche queste componenti sicuramente devono mostrare le proprie istanze, avranno sicuramente un momento collaborativo con questa amministrazione e sicuramente anche queste istanze di questi due gruppi consigliari non presenti in consiglio avranno il loro ascolto e la loro rappresentanza. Per ultima cosa voglio ancora ribadire il problema della diretta streaming. Forse in questo primo consiglio comunale era opportuno farlo, però ci sono dei regolamenti, ci sono delle cose che vanno regolamentate. Il regolamento del nostro consiglio comunale, visto che io ho fatto il consigliere, almeno in quell'epoca, 2000-2005, è un regolamento che risale al 2001-2002. Adesso va aggiornato sicuramente, perché sono cambiate tante normative, sono cambiate tante leggi. Le leggi cambiano in continuazione e quindi c'è bisogno di un adeguamento. In questo momento io, sia la maggioranza sia la minoranza, appena costituiremo le commissioni consigliari, e sicuramente ci sarà una commissione per il regolamento e per lo statuto, entrambi vanno modificati, perché ci sono state delle variazioni che vanno apportate, ci sono state delle cose, tipo come per esempio il difensore civico che ormai non viene eletto più nei comuni, ci sono ancora la variazione del numero dei consiglieri, c'è ancora il rispetto delle quote di genere, maschio e femmina, e quindi c'è bisogno di tutto un lavoro di adeguamento sia dello statuto sia del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, e penso che a breve ci attiveremo per questa cosa. Per quanto riguarda la diretta streaming, io voglio ricordare che effettivamente nel nostro programma questa cosa l'avevamo messa, era consigli comunali pubblici in diretta streaming. Penso che per le prossime sedute del consiglio comunale, appena è pronto il regolamento, lo porteremo in consiglio comunale con l'immediata esecutività e quindi già da quel consiglio si può fare la diretta streaming. Io penso che noi ci mettiamo tutte le buone intenzioni per questa cosa. Per quanto riguarda le indennità, chiudo questa cosa, insomma, cioè ognuno poi farà una propria dichiarazione al responsabile, che è il responsabile di AIA, la segretaria comunale, per quanto riguarda le proprie indennità. Va bene? Grazie.
il primo consiglio utile e in maniera tempestiva nei gradati di comunicazione in consiglio comunale di quanto è stato deliberato nel riaccertamento dei residui. Per cui questa delibera che è stata approvata dalla giunta della commissione straordinaria ne porta qui comunicazione al consiglio comunale in questa maniera. Io vi leggo testualmente quello che ci hanno detto i commissari straordinari. Tenuto conto che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui viene conseguentemente rideterminato l'avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2014 da euro 2.129.602,29 in disavanzo di euro di 1.091.121,91 come risultante dal prospetto riportato sotto l'allegato 2 così composto, che l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato con il metodo per la media semplice risulta di euro 2.855.691,21 come da prospetto allegato, dato atto altresì che il disavanzo di amministrazione risultante dal riaccertamento straordinario dei residui potrà essere finanziato ai sensi dell'articolo 3,16 del decreto legislativo numero 118/2011 in massimo 30 esercizi in quote annuali costanti. Ritenuto per quanto sopra esposto di provvedere all'approvazione del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'articolo 3,7 del decreto legislativo 118/2011 ad apportare al bilancio di previsione le variazioni necessarie a recepire le risultanze del riaccertamento straordinario di residui. La Commissione straordinaria ha approvato il consuntivo 2014. Dopo l'approvazione del consuntivo 2014, questa nuova normativa, che è l'armonizzazione dei bilanci, prevede il riaccertamento dei residui, cosa che è stata fatta dalla Commissione straordinaria il 1 giugno 2015. Poiché questa cifra è una cifra che noi dobbiamo riportare nel prossimo bilancio di previsione, sarebbe quello che deve redigere questa nuova amministrazione entro il 31 luglio 2015, a meno che non ci sia un allungamento dei tempi, perché già si parla che forse verrà approvato entro il 31 ottobre. Però noi abbiamo dei tempi stretti e i tempi stretti sono quelli di redigere il bilancio almeno entro il 10 luglio, almeno con delibera di giunta. Questa previsione che ci hanno riportato va portata integralmente nel nuovo bilancio di previsione e successivamente va ripianata in 30 annualità. Citato e sancito nella deliberazione della commissione straordinaria che i responsabili istituti di settore non trasmettono gli elenchi dei residui. Questa è una cosa molto grave che evidenziamo subito all'amministrazione per gli opportuni provvedimenti. Straordinaria su molte cose che ha fatto o che
però molte cose ci ha detto che era responsabilità dei dirigenti, e questo lo fa ogni amministrazione. Quando c'è un'amministrazione che ha un problema, dice sempre che è colpa dei dirigenti, è colpa dei responsabili. Quando c'è una cosa che va bene, è un elogio per l'amministrazione. Allora, in questo momento io voglio ribadire questo: questa amministrazione deve nascere con una sinergia con i responsabili e con i dirigenti amministrativi, e tutti devono collaborare, tutti devono dare una... affinché tutti gli atti vengano svolti regolarmente e tutti quanti gli atti siano effettivamente validi e concreti per il bene comune di questo Paese. Una mano importante i dirigenti ce la devono dare. Noi vogliamo la professionalità in questo Comune, vogliamo che realmente svolgano il loro lavoro in maniera esemplare, in maniera efficiente e in maniera trasparente.